di ingegneria civile e industriale. Oggi qua sono a rappresentare il FabLab, un hub, un laboratorio di fabbricazione prevalentemente, nato per supportare i colleghi dell'Università di Pisa. Siamo ospitati presso il centro Piaggio e abbiamo collaborato nel trasferimento tecnologico con il PhD Plus. Durante il mio intervento vi farò vedere anche una parte di collaborazione con un medico della clinica ospedaliera e con uno spin-off dell'Università di Pisa, R4. Che cos'è il FabLab? Il FabLab è un hub, cioè un punto di raccolta di persone che hanno l'ambizione di voler far funzionare le cose, cioè voler far sì che gli oggetti, le vostre idee, si trasformino in realtà. L'idea è quella di mettere insieme buone idee, cioè buoni cervelli, con buone mani. Qualcuno sia in grado di ingegnerizzare e far funzionare gli oggetti che poi verranno trasformati in prodotti. Il FabLab ha lo scopo di prototipare le vostre idee, cioè noi non facciamo prototipi. Il prototipo è il dimostratore di un'idea che si vuole realizzare, cioè è l'idea ridotta in minimi termini. Non facciamo prototipi perché per fare prototipi ci vuole tempo, ci vogliono soldi e poi soprattutto li fanno i nostri ingegneri, cioè gli ingegneri che formiamo. E dunque non vogliamo fare concorrenza sleale nei confronti delle aziende e delle persone che sono uscite dall'Università di Pisa. Perciò diamo mani alle vostre idee. Che cosa abbiamo fatto nel tempo? Abbiamo supportato l'elettronica di un abito elettroluminescente. Abbiamo costruito l'elettronica e la meccanica di un sistema di alimentazione di questa tenda che si gonfia e si sgonfia come fosse un polmone. Abbiamo supportato il mock-up di una struttura architettonica curata dal professor Froli. Abbiamo supportato il centro Piaggio, in particolare il professor De Rossi, per un dispositivo che acquisiva segnali fisiologici e qui ci stiamo muovendo verso la parte medica e biomedica. Stiamo costruendo al momento il corpo di Face, che è un androide che viene usato nel trattamento e nell'analisi dell'autismo. Lo stiamo facendo in collaborazione con l'ingegner Mazzei del Centro Piaggio. E ultimamente, attraverso il PhD Plus, abbiamo aiutato Luigi Cerpeda, che ha sviluppato un dispositivo per il controllo di dispositivi elettrici tramite un cappellino che riconoscesse segnali cerebrali. In campo medico vi chiederete, negli ultimi anni abbiamo collaborato strettamente con il professor Riccio, è l'unico caso che vi posso raccontare, gli altri sono sotto NDA. Il professor Riccio nel 2011 è venuto a chiederci se riuscivamo a forare un vitrectomo. Un vitrectomo è una cannula molto sottile che viene inserita all'interno dell'occhio per operare malattie degenerative, per rimuovere prevalentemente l'umor vitreo. La sua idea era quella di forare questo ago, che è circa 4 decimi di diametro e anche più piccoli, per aumentare il flusso e ridurre i tempi dell'operazione. Non è una cosa banale, l'ago è in acciaio inox, non semplicissimo. L'ago è questo, c'è un tubo interno che scorre e agisce come ghigliottina e rompe l'umor vitreo, che è piuttosto consistente. Lo aspira e lo rimuove, mentre altro fluido viene inserito all'interno dell'occhio. La sua idea era quella di forare la ghigliottina al lago interno, in questo modo aumentare il flusso. Quello che abbiamo fatto è stato realizzare, forare con tecnologie diverse questi aghi. I risultati erano così buoni che il professor Rizzo ha detto: ah, proviamo a brevettarlo, e ci ha chiesto se gli davamo una mano a vedere se era brevettabile. Siamo andati da R4, che è uno spin-off che si occupa di analisi massive di brevetti, e hanno scovato questo brevetto del 92. Cioè un giapponese aveva già brevettato la stessa idea. Perciò il professor Rizzo va a un congresso, presenta il vitrectomo, risultati molto molto interessanti, 10 gruppi di ricerca partono a lavorare sulla stessa idea, e dunque cambiare le dimensioni del foro, modificare il foro e così via. Il Doné Institute ci chiede 4 aghi per fare le prove, il risultato è impressionante, cioè il 30% di forza in meno esercitata sulla retina, e dunque la possibilità di far usare un vitrectomo modificato anche a un oftalmologo non così esperto. E il professor Rizzo torna e ci dice: ok, ma non si può fare assolutamente niente, cioè dopo che R4 ha fatto questo studio e si è fatto pagare lautamente per dirci che non era possibile, ma non si può aggirare in qualche modo il brevetto del giapponese. Ci siamo messi a pensare e è venuto fuori che c'erano delle possibilità. Abbiamo creato una serie di slot, di tasche inclinate sul vitrectomo stesso. L'abbiamo brevettato prima in Italia e poi a livello mondiale.
ci sono anch'io fra gli inventori del brevetto. Il risultato è stato molto buono. La Alcon, che è una grossa azienda del gruppo Novartis, si è accorta del brevetto e ci ha finanziato 25.000 dollari per avere 40 vitrectomi e iniziare a fare le prove. L'Alcon Italia ci ha dato un altro grant, anche questo piccolino, da 25.000 euro per fare degli strumenti di misura e misurare le performance non soltanto di quel vitrectum, ma anche di altri vitrectomi. Dato che non avevamo la macchina, non potevamo il sabato e la domenica usare quella dell'ospedale, ci ha dato anche una macchina che viene circa 125.000 dollari per diversi mesi durante quest'anno. Nel frattempo, un'azienda romana, vedendo i risultati, è venuta e ci ha chiesto due analisi di patentabilità. E quest'anno abbiamo compilato un nuovo brevetto e ne abbiamo altri in cantiere per gli anni prossimi. Come si svolge il tutto? Principalmente il Fab Lab agisce come hub, cioè ci sono delle persone che hanno competenze verticali, per esempio sulla fabbricazione c'è Carmelo De Maria, sull'elettronica c'è Salvatore Balestrino, sulla meccatronica c'è Daniele Mazzei e su brevetti c'è Giacomo Tazzini. Se avete bisogno, se avete un'idea che volete provare a realizzare, se volete costruire un prototipo per vedere se andare avanti, se l'idea vostra è sufficientemente buona, contattateci e vedremo di darvi una mano. Grazie mille. Grazie, molto bene. Quindi, l'ultimo, l'ultimo.